Quindi praticamente, Michele, noi matematicamente possiamo già escludere l'esistenza dei vampiri. Direi di sì, perché se esistessero non esisteremmo noi, molto probabilmente. Soprattutto se sono i vampiri quelli incazzati, si può dire incazzati? Sì, sì, vai, incazzati. Tranquillo. Quelli tipo quelli di Stephen King, ma anche il Dracula, quello di Bram Stoker, che morde e contagia. Saremmo spacciati. Siamo spacciati perché la crescita di una popolazione di vampiri sarebbe qualcosa di impensabile, no? Per i nostri modelli matematici. Eh sì, perché dobbiamo immaginare, tipo, allora questa cosa è stata studiata, perché sono dei modelli molto belli, molto utilizzati. C'è chi ha preso tutta una serie di diversi vampiri della letteratura, del cinema, delle serie, con comportamenti alimentari diversi, e hanno provato a vedere in quanto tempo l'umanità si estingue. Tipo il Dracula di Bram Stoker o i vampiri di Stephen King prendono una vittima, si nutrono di quella vittima per 4-5 giorni finché non l'hanno prosciugata, quella muore e torna come vampiro, sempre. Tutti, quindi c'è un rapporto uno a uno tra le vittime e esatto. I futuri vampiri. Quindi ogni 5 giorni c'è un vampiro genera un altro vampiro. E quindi e avanti, avanti, avanti. Si raddoppia. Esatto, in uno scenario del genere gli studiosi hanno stimato che in, mi pare, 165 giorni d'altronde, l'umanità... Fino a prova contraria le potenze di 2 quello fanno, 2, 4, 8, 16 e si va avanti e nel giro di 30 passaggi si ha tutta la popolazione umana, si parla di decine di miliardi. Vampiri di questo tipo sarebbero veramente devastanti, altri vampiri, perché non tutti i vampiri si comportano nella stessa maniera, tipo i vampiri di Anne Rice, Intervista col vampiro, per capirci, che possono scegliere, tipo ti mordono però non necessariamente ti trasformano in vampiro. Okay. Quindi già c'è una componente comportamentale che cambia. Allora questi ci vorrebbe sarebbe sempre letale per l'umanità, perché secondo questo studio ci metterebbero una 50ina d'anni. E già. Se no ci sono i vampiri di Twilight, che scusa, a me fa un po' ridere considerare i vampiri, però vabbè. Oppure i vampiri di True Blood, che coesistono più o meno pacificamente con gli esseri umani. E in questo caso ci potrebbe essere coesistenza, però ci vorrebbe molta attenzione. Le regole sarebbero: uno, non bisogna infettare. Perché se infetti a un certo punto è finita, la popolazione crescerà. Esatto. E se è possibile, la cosa migliore lì è... Allora, o non infettare siamo a posto, oppure come in alcuni film che mi vengono in mente, penso a Blade, a un certo punto i vampiri dicono basta, ci siamo rotti, invece di infettare la gente facciamo delle fabbriche di esseri umani in cui semplicemente estraiamo il sangue e noi beviamo il sangue. Vabbè, diretto. True Blood si basa sull'idea che il True Blood è un sangue sintetico e i vampiri sintetico. Lo comprano, cioè come se fosse il Gatorade e bevono quello. E così sarebbe un equilibrio, chiaramente. In questo caso si riesce ad avere un equilibrio. Questa cosa è interessante perché chi ha studiato questi modelli l'ha fatto non soltanto perché era un po' nerd, chiaramente, certo. Ma perché l'epidemiologia... che appunto la scienza che studia le dinamiche delle malattie infettive o di tutto quello che si trasmette in questa maniera, li usa come modelli, perché appunto può essere un bel modello di un'infezione che si trasmette in maniera molto lineare. Molto, con una trasmissione molto forte. Esatto. Cioè. Oppure nei modelli tipo quelli di True Blood, eccetera, sono modelli dove entrano in gioco anche altri elementi. Infatti l'epidemiologia adesso sta cercando di sviluppare dei modelli matematici che considerano non soltanto quanto facilmente una malattia si trasmette da una persona all'altra, ma anche come si comportano, come il comportamento umano può cambiare questa cosa. Cioè se io ho una malattia e prendo l'aereo, allora questa malattia viaggia con me nel posto dove ho preso l'aereo. Io da poco ho finito Spillover, infatti devo fare dei video su alcune... Beh, bellissimo Spillover. Spillover è un libro bellissimo, c'è il capitolo sulla SARS che mi ha letteralmente inquietato. Cavolo. Perché lì hai i super, super, come si dice, untori, in cui hai questi individui che a un certo punto un singolo individuo infetta un sacco di persone, 20-30 persone in un colpo solo, perché magari questo personaggio magari si è messo a vomitare, tossire, o in un albergo, in un ospedale, e 30-40 persone infettate. E lì davvero le pandemie, la gestione delle pandemie è un casino. E avere anche perché qui non è come nei vampiri, ma la trasmissione è uno a uno, cioè come se un vampiro... di botto ne trasforma 10 intorno a lui. Lì c'è un film molto bello che è Contagion, che è raccontato in maniera molto verosimile, con un cast della Madonna, possono permettersi di avere forse Chiara Gwyneth Paltrow che muore dopo 10 minuti, non è un gran spoiler, è un film su un'epidemia, quindi muore un sacco di gente. Okay. E lì è raccontata molto bene questa cosa, anche proprio di come il comportamento umano influenza. Tantissimo. E quindi anche usare questi modelli è interessante per quello. Certo, siamo fortunati che non esista nulla come i vampiri,
a parte forse i prioni, ma questa è una parentesi che adesso un attimo la apro io, provo a fare un parallelismo, però in realtà allora anche gli zombie alla fine sono molto simili ai vampiri, semplicemente sono più veloci. Gli zombie sì, allora nei vampiri ci può essere la componente scelgo di non trasformare un altro, di non infettare. Negli zombie non c'è questa componente, negli zombie semplicemente non vanno neanche a sazio, lo zombie non è mai sazio. Lo zombie ti vede, ti morde, ti divora, poi vede un altro, lo morde, lo divora, e quindi di nuovo è una propagazione esponenziale. È una propagazione molto più rapida. Lì l'unico limite è la velocità di diffusione della superficie. Sì. Cioè, questa cosa è inquietante ed è il motivo per cui le apocalisse zombie sono tanta, cioè sono tanta roba. Non... E infatti io questa cosa l'ho sempre pensata. Scusa, una parentesi, secondo me una delle cose più belle sulle apocalisse zombie è World War Z, non il film. Film è un po' una roba un po' così. Un panamericanata. Il libro è molto bello perché ti racconta il pre, il durante e il dopo l'apocalisse zombie con tante storie diverse, come se fosse un'inchiesta giornalistica, e lì vedi anche questa cosa, cioè quando poi la malattia zombie non ha più spazio per proliferare, semplicemente tipo nelle terre molto fredde trovano gli zombie ghiacciati perché dopo un po' stanno lì. E quindi la malattia va a esaurimento. Ma infatti esaurisce il suo bacino. A me dispiace un sacco, e qua mi dispiace un po' per Romero, che a lui creato un po' la figura dello zombie, che la quasi totalità dei film degli zombie hanno l'inizio, pausa, e poi gli zombie hanno già conquistato tutto. Ok? Che è un po' triste, perché la parte più interessante, secondo me, e un po' c'è in World War Z, è il momento dell'ondata. Cioè il momento proprio dell'ondata, però non in senso tipo sei nella città e hai l'ondata di zombie che arriva. Sì, sì. Io me la immagino proprio, le trincee. Sì, sì, sì. Una cosa così, quella deve essere la cosa più bella. Se succedesse un apocalisse zombie, in realtà quella cosa sarebbe bellissima. Mi immagino, che ne so. Mi piace come diciamo, sarebbe bellissima, però. Sarebbe bellissima perché io mi immagino letteralmente le trincee, che ne so, nel Centro America, in cui hai l'esercito, hai i muri, hai le cose, perché a un certo punto diventa proprio una questione di contenimento che deve essere. Se c'è un regista che sta guardando questo film, fatelo, un film così secondo me è epico. C'è da tenere conto anche di una cosa, World War Z al libro andava in quella direzione. Sì, così. Sì, no, perché raccontava anche proprio tutte le difficoltà. Lo leggerò sicuramente. Logistico, è bellissimo. E, c'è da dire che lo zombie cinematografico di Romero era più un simbolo. Sì, perché era più vivente, certo. Sì, no, poi era morto vivente, c'era tutta anche una critica al capitalismo, cioè sempre ambientato nei mall, nei grandi magazzini. È proprio la massa che si muove in una certa maniera. Certo, vero. C'era tutta una serie di simbologie, la schiavitù. Cioè. Però no, dal punto di vista scientifico sono interessanti tutte queste cose. Tu prima dicevi prioni, adesso mi hai messo il tarlo, voglio sapere. No, nel senso che quando io ho letto il tuo libro, perché in realtà questi discorsi l'ho letto sul suo libro, ma ne parliamo dopo. A un certo punto mi sono detto, cavolo, tu stai parlando dei vampiri per lo più, che hanno questa cosa che crescono in modo esponenziale, infettando, diciamo, e in natura non c'è praticamente nulla come i vampiri, perché in natura a un certo punto hai dei limiti che sono di solito dei predatori. Okay. Però in realtà c'è una cosa in natura che si comporta esattamente così, con una crescita esponenziale, come un vampiro o come uno zombie, che sono i prioni, no? Sono queste proteine che ne basta tecnicamente una o poche, che arrivate dove ci sono delle proteine simili a loro, possono modificare una struttura. Sì, sono le proteine che hanno una. Scusa, sì, intervengo perché ci ho anche fatto la tesi di laurea sui prioni. Okay, quindi tranquillo. Sono delle proteine che possono, non è ancora ben chiaro come, assumere una forma tridimensionale diversa. E, qua, e soprattutto se entrano in contatto con altre proteine normali del loro tipo, le convincono ad assumere la forma modificata. E questa è la base. La mucca pazza, il morbo della mucca pazza. Veniva fuori perché quando questo prione, la versione infettiva, entrava in contatto col prione normale, noi nel nostro cervello abbiamo la proteina, certo, prionica normale, cominciava a indurre la trasformazione e poi si formavano queste placche che sono più o meno simili, certo, a quelle delle malattie neurodegenerativi come l'Alzheimer, e questo poi portava ad una serie di danni. E lì è una crescita di questo tipo, no? Sì, è vero, interessante. Io forse direi che è più simile allo zombie perché appunto lo zombie non ha discriminanti, cioè arriva a contatto, subito trasforma e poi si propaga in maniera molto cieca. Certo. Mentre nel vampiro ci può essere possono essere queste sfumature che dicevamo prima. Però sì, ci sta. C'è una cosa molto dirompente, è l'unico caso, perché in tutto il resto c'è sempre un predatore. Infatti nei film degli zombie, nei film dei vampiri, manca un predatore. Nei film dei vampiri a volte ci sono i cacciatori, Buffy, la mazza vampiri, sì, ok. Oppure nel più famoso gioco di ruolo sui vampiri, che si chiama Vampire la Masquerade, i suoi derivati, i vampiri non sono il super predatore, cioè il predatore in cima alla catena, okay, alimentare, tra virgolette, certo, ma tipo hanno come grandi nemici i licantropi, che sono, okay, cazzuti.
cioè è tutta una serie di cose complicate che si incrociano, quindi... Lì allora inizia a aver senso, perché allora lì entriamo in un contesto ecologico in cui se la popolazione... Perché noi abbiamo animali che tendenzialmente possono avere delle crescite esponenziali. La maggior parte degli animali tenderebbero ad avere una crescita esponenziale se avessero risorse infinite e fossero senza predatori. Il problema è che queste due caratteristiche di solito sono impossibili, perché risorse infinite, capite bene che è abbastanza impossibile, ma mentre invece i predatori, anche quello, perché i predatori poi, anche i virus tecnicamente sono in un certo senso dei predatori, ok? Dal punto di vista matematico c'è una differenza che è abbastanza scarsa, ok? Quindi a un certo punto quello che succede è che ci serve un predatore, quindi i vampiri potrebbero esistere effettivamente in questo momento sulla Terra e noi magari non saperlo per motivi di complotto, perché si nascondono, ok? A patto che ci sia qualcosa che li mangi o che li uccida o che... Sì, no, appunto, sempre per citare Vampiri dal Masquerade, quel gioco di ruolo che conosco molto bene, lì l'effetto bilanciante è il fatto che a un certo punto nella storia i vampiri hanno scoperto che se gli umani si rendevano conto della loro presenza, essendo di più, potendo agire di giorno, usando il fuoco, eccetera, potevano devastarli. Allora hanno detto ci nascondiamo. Questo è un effetto comportamentale che se lo metti in un modello matematico, questo effetto comportamentale mitiga la diffusione incontrollata e quindi puoi avere un equilibrio al quale le due popolazioni possono coesistere. Certo. Però è sempre la stessa cosa. Lì in quel caso l'umano in certe condizioni può diventare il predatore del vampiro. Chiaro. E quindi l'equilibrio si bilancia. Oppure io immagino Buffy, la mazza vampiri, la cacciatrice, il cacciatore, che però non può essere uno, ma come in un sistema ecologico normale il numero di cacciatori deve aumentare proporzionatamente con l'aumento delle prede, perché in natura quello che succede, in natura, nella maggior parte dei contesti ecologici, all'aumento della preda, a mano, tendenzialmente, l'anno dopo o nel giro di una generazione, tende ad aumentare inevitabilmente il numero di predatori. Il fatto che il numero di predatori aumenti fa diminuire il numero di prede, in una danza continua di su e giù, che poi è più complessa di così, ma che è stata teorizzata... Sì, che è un equilibrio dinamico. Sì, è stata teorizzata nel 1800 da Volterra, Locke, matematicamente. Sì. I modelli di Locke e Volterra, adesso non mi ricordo di preciso quando erano, però... Penso sia 800. Sì. Ok. Michele, questo è uno degli spunti che ho trovato nel tuo libro, che si chiama Incanto. Facciamolo vedere perché... Anche perché io devo dirlo, è veramente bello, questo non dipende da me perché ovviamente la copertina non l'ho fatta io, ma è di Elisa Seitzinger, che è un'illustratrice bravissima, che infatti ha fatto un lavoro. Vi dico, io con Michele lo conoscevo già, infatti io sono in imbarazzo in un certo senso perché ti conosco, sto parlando di un tuo libro, infatti adesso ne parlo male, ok? Quindi vi dico, è un libro molto bello, ha dei difetti, il principale è che è molto bello dal punto di vista estetico, cioè che non è un difetto. No, lo è. Ha dei disegni bellissimi, ha la carta che è proprio bella e io ho un problema, nel senso che per me i libri sono degli strumenti, io sono una di quelle persone orribili che fa le punte, come si dice, fa le orecchie, scrive. Io il tuo libro uno non ho scritto, non ho fatto le orecchie, quindi non me lo sono goduto davvero, ok? Poi cioè c'avevi questo freno, ero là che dicevo, no, ok, no, mi sento in colpa, capito? Quindi se voi non siete come me, non avete questo problema, io l'ho portato al mare e con la salsedine l'ho devastato, cioè la copertina è distrutta, ok? Se no, se siete come Giacomo, fate una cosa molto furba che io consiglio. Portatela al mare. No, senza secondi fini ovviamente, ne comprate due copie, una la tenete conservata bella da guardare e l'altra poi la distruggete. Guardate, consiglio disinteressato. Questo è il difetto principale. Un altro piccolo difetto che ho trovato, cosa che non me l'ha fatto apprezzare davvero al 100%, è che io non sono un fantanerd. Ok, sì, perché diciamo di cosa parla, perché... Sì, giusto, bravo. Parla di tutto questo, cioè la scienza nel fantasy, il rapporto tra scienza e fantasy, e una buona parte del libro sono proprio analisi di queste cose di cui abbiamo parlato adesso: vampiri, draghi, dal punto di vista proprio scientifico, quindi l'ecologia dei draghi, la genetica di Harry Potter, di Trono di Spade, i maghi di Harry Potter. Ok, molto molto davvero molto bello. E poi la seconda parte invece è tutta un'analisi del rapporto tra, in un certo senso, scienza e magia, il mondo magico, la coerenza logica all'interno, logica e scientifica all'interno del mondo magico. Ma tu stai dicendo che cos'è che non ti aveva un po', che tu non sei un super appassionato di queste cose? Io non mi sento un super appassionato di fantasy e ho sentito che mi mancava qualcosa. Tipo D&D, io non ci ho mai giocato, e il tuo libro mi dice, cavolo, vorrei un po' provarci, capito, a giocare D&D. Beh, allora... È un buon ma infatti a me è successa la stessa identica cosa con la fisica di supereroi,
che a me piaceva la cioè quel libro è fatto perché alla gente, a cui i bambini, i ragazzi a cui piacciono i supereroi, gli fa appassionare la fisica. Io ero appassionato di fisica, non mi piacevano i supereroi. Dopo aver letto la fisica dei supereroi, un po' mi sono avvicinato ai supereroi Marvel, ok? Quindi probabilmente per me farà un po' l'effetto opposto, nel senso che piace tantissimo la scienza, infatti dal punto di vista scientifico, e tu hai una formazione scientifica, quindi è perfetto. Dal punto di vista fantasy, hai una preparazione che... Ho anche una formazione fantasy. È una formazione fantasy, io no, e penso che mi avvicinò, in realtà lo ammetto, sono andato a giocare con degli amici a dei giochi da tavolo, quelli con le miniature, okay, non meno di 2-3 settimane fa, e ho detto di sì a questi miei amici proprio perché ho detto vabbè dai proviamo. Beh, ma allora funziona, santo cielo. Funziona nel modo sbagliato. No, no, ma nel modo giusto, è un libro divulgativo. Sì, no, quindi di che cosa? Cioè sia della scienza che del fantasy, quindi può quindi funzionare in due sensi. Se a voi piace o il fantasy o la scienza o entrambi, questo è un ottimo libro per appassionarsi o della scienza, del fantasy o di entrambi. Quindi questo tieni sicuramente... conto che i miei primi lettori, proprio il crash test mentre lo stavo scrivendo, era la mia compagna che non gliene frega niente del fantasy, leggeva i capitoli di volta in volta, e anche mia mamma, che figuriamoci, fantasy cosa ne può fregare. Quindi mi taravo anche un po' sul fatto che a loro andavano bene certe cose, quindi ho detto vabbè, no, se accettano. Ma questo però mi apre delle questioni, eh. Vai. Cioè io te lo dico, perché la prima è questa. Io sono un nerd, nel senso, noi abbiamo questa definizione che è nerd, che secondo me non ha così tanto senso per vari motivi. Io sono un grande appassionato di scienza, io passo una fetta preponderante della mia vita a leggere cose di scienza, a parlare di cose di scienza, a fare cose che hanno a che fare con la scienza. Però non mi sento un nerd, definiamolo fantanerd. Mi piace la fantascienza, non il fantasy, cioè non è che non mi piace. Harry Potter l'ho letto da bambino, okay? Sì, sì, sì. Ho guardato il Trono di Spade, che lo dico, non mi è piaciuto, per esempio. Anche dei difetti, ma li vogliamo bene. Ok. D&D non mi attira, ok? Però, cavolo, dammi Asimov, dammi le scienze e io sono innamorato. E qua mi chiedo, quanto c'è questo collegamento tra fantasy e scienza? Nerd scientifici, nerd fantascientifici. No, allora, diciamo una cosa, nerd è una parola che adesso è diventata anche super popolare, sdoganata, di moda, eccetera, eccetera. Quando io lo ero, io ho iniziato a giocare nel 91 a D&D ed ero già abbastanza sotto a queste cose, quindi, vuol dire, erano altri anni. Adesso il nerd è di moda, però è un termine veramente enorme, un termine ombrello sotto il quale ci va di tutto. Cioè il nerd originale era proprio anche un po' il disadattato. Certo. Un po' lo stereotipo, se vogliamo, quello un po' l'adolescente brufoloso che legge i fumetti, però appena vede passare una donna si emoziona e guarda un'altra parte. Adesso se uno va a Lucca non è così, cioè il popolo che vedi lì non è quello. Certo. Ci sono anche i nerd che si appassionano adesso per moda, ci sono quelli storici, ci sono i geek o geek che ancora io stesso non ho capito bene la differenza, quelli più appassionati di tecnologia, quelli più di fumetti, okay, quelli più di fantascienza, quindi ci quelli sono di computer. Comunque delle sottoclassi. Ci sono un'enormità di sottoclassi. È stato bello dei begli studi sociologici. La filogenetica del nerd è una roba devastante. Studi sociologici dei nerd sarebbero interessanti, se ci sono magari approfondiamo. Non saprei, ci guardiamo e magari ne parliamo in un altro video. La cosa che ti posso dire, e questa va molta sensazione se vogliamo, dei tratti comuni secondo me ci possono essere, nel senso un certo interesse per il catalogare, l'etichettare, l'accumulare, lo studiare, l'analizzare, cioè trovare la coerenza interna. Sì, 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 il nerd che fa le pulci, una certa storia, perché qui era successo questo, ma un po' di queste cose ci sono, molte anche che derivano dai giochi di ruolo, certo, che per motivi, per esigenze loro, siccome non sono una storia che un autore scrive e te la dà e è pronta, l'autore scrive un mondo che tu puoi gestire. Beh, come regole vuoi, del gioco te le deve fornire. Le regole del gioco in un gioco non sono diverse dalle regole scientifiche di questo grande gioco che è l'universo. Se devo, capito? Decidere, ok, come si fa a stabilire com'è la salute del tuo personaggio? Ci sono sistemi molto più semplici, altri molto dettagliati. Cioè, anche tu lì sei praticamente un piccolo dio. Stai simulando, è una simulazione. Una simulazione, sì, sei un piccolo dio che decide le regole di quel mondo. Esatto. E quindi cercare di renderlo realistico, c'è anche chi si appoggia alla scienza per renderlo, certo, realistico. Beh. Quindi questa è una di quelle cose, oppure anche appassionati di giochi o di libri che vanno nei forum a discutere, a fare speculazioni. Ecco, io ci ho visto un po', però un'ipotesi che butto lì molto, sì, leggermente, se vogliamo. Su cui si potrebbe fare degli studi. Su cui si potrebbero fare degli studi o degli ulteriori ragionamenti. Cioè, questo gusto anche per la speculazione,
è comune fra l'appassionato anche di fantasy, ma non solo, e lo scienziato, perché lo scienziato comunque è uno, è un appassionato di speculazione. Certo, madonna. Cioè, la sua ricerca si basa su quello. E quindi era un po' il collegamento che ci vedevo. Ho capito. Allora, ragazzi, il libro di Michele merita, se togli di prendere un momento anche il link nel primo commento. Dopodiché, Michele ha un canale YouTube molto giovane, si chiama Le Linee Grigie, aperto da poco, e ve lo metto il link anche quello. Ha una pagina Instagram di cui anche là. E tu hai fatto già dei video in cui hai parlato. Ho visto quello su The Witcher, che io non so cosa sia, lo scoprirò. Merita. Sì, a me piace, tra l'altro è una serie fantasy, proprio il fantasy classico con gli elfi, draghi, eccetera, dove c'è un bordello di scienza. Ah, okay. Cioè lì proprio parlano esplicitamente, i maghi parlano esplicitamente di genetica. Ok. Ci sono degli esempi. Se non ricordo, nel libro c'è. Nel video spiego anche un caso dove c'è questo cacciatore di mostri, Geralt, che parla con uno storico naturale di evoluzione. Siamo tutti e due appassionati di evoluzione, quindi. Ne ho entrambi basi. Esatto. Okay. Spiega l'evoluzione in una maniera che non mi aspettavo di trovare ben spiegata così in un libro. Certo. C'è il processo di mutazione, adattamento all'ambiente, eccetera, appunto nel video che faccio. Oppure un'altra cosa, un altro video che mi ha fatto straridere che hai fatto è stato quando hanno calcolato le calorie necessarie alla compagnia dell'anello per arrivare fino a Mordor. Lì è stato detto, ok, questo è geniale. E quella è una pubblicazione scientifica. Sì, perché è un finto giornale che però è usato per far studiare, per far capire agli studenti come si fa una pubblicazione scientifica. Quindi in realtà era peer review da altri studenti. Però era una cosa molto bella e hanno provato a calcolare le calorie, quanto l'embas devi portare dietro. Sì, soprattutto per capire bordello. Qual è il potenziale di questo pane elfico magico. Bellissimo. Una roba iper mega calorica, una roba devastante. Che alla fine quello che fai tu sul fantasy è quello che io ho fatto all'inizio del mio canale con le recensioni biologiche dei film. Sì. Cioè adesso io sto valutando di fare altre recensioni biologiche di cose ancora più strane, cioè tipo il vitello dai piedi di balsa. Okay? Oh Gesù. e lì è questo alla fine, cercare la coerenza interna con le regole che tu conosci al mondo e approfittandone di raccontare però il tuo mondo, non solo quello che sta all'interno. Michele, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. E noi ci vediamo e basta ragazzi, se questo tipo di video vi piace fatemelo sapere, perché a me chiacchierare piace tantissimo, incontrare le persone piace tantissimo. Se a voi piace e mi spronate ancora di più a farlo e ragazzi mi rendete felicissimo, quindi grazie Michele davvero, adesso ti do la mano. Grazie e mille, salutiamo, grazie a voi se siete arrivati fino alla fine, speriamo. Ma sì. E ok, ciao ragazzi, ciao a tutti.